Atteso da 25 anni e inaugurato lo scorso ottobre, il nuovo ospedale di Lentini ancora non ha un nome. È un'associazione che lotta contro le leucemie in questa zona del Siracusano, purtroppo in grande crescita, lancia una proposta. Vediamo di che si tratta con Salvo Frusciano. Intitolare il nuovo ospedale di Lentini a Manuela e Michele, due bimbi strappati alla vita dalla leucemia una ventina d'anni fa. A lanciare la petizione popolare un gruppo di intellettuali del triangolo agrumetato del Siracusano guidati da Guglielmo Tocco. Intitolarla a questi due bambini è come intitolarla a tutti i bambini, ma anche ad alcuni adulti, che sono morti negli ultimi 20 anni per questo flagello terribile e crudelissimo che è la leucemia. Ma perché Lentini e Francofonte sono le città più colpite statisticamente. A Lentini l'incidenza delle leucemie è 3 volte maggiore del tasso medio nazionale, un fenomeno costante negli anni. Tra le ipotesi avanzate per spiegarlo, la presenza di sostanze pericolose su un aereo militare caduto nella zona. Questa della caduta dell'aereo del luglio dell'84 è una vicenda che stiamo seguendo con molta attenzione. Ovunque c'è uranio impoverito ci sono morti per leucemia. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, che corre soprattutto sul web, la realizzazione nel nuovo ospedale di Lentini di un centro di ricerca sulle leucemie. Può partire come un centro piccolo, ma un centro di ricerca dove deve nascere se non qua, dove c'è più bisogno e c'è più testimonianza. Ecco, allora mettere questo nome significa anche auspicare che questo accada.